Sia lodato Gesù Cristo, ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno sabato 22 gennaio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, infondi con benevolenza in noi il tuo Spirito, perché i nostri cuori siano animati da quel grande amore che rese il santo martire Vincenzo vittorioso nei tormenti del corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla tanto che non poteva neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Oggi veramente il Vangelo mi mette in difficoltà. Sono due righe di Vangelo e tra l'altro poco interessanti. Ma cerchiamo di capire se è vero. Secondo voi cosa significa che i familiari di Gesù uscirono per andare a prenderlo? Perché dicevano che è fuori di sé. Significa che a un certo punto hanno pensato che Gesù fosse impazzito e volevano fermarlo. In fin dei conti, i familiari di Gesù hanno capito prima degli apostoli che la strada intrapresa da Gesù lo avrebbe condotto alla morte. Solo molto più tardi Pietro riuscì a capire questo e in quel momento anche lui cercò di far ragionare Gesù, cercò di far capire a Gesù che stava sbagliando, che non doveva mettere a rischio la sua vita. E naturalmente Gesù lo rimprovera con queste famose parole: «Vai dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora, in fin dei conti, quello che accade oggi non è affatto un fatto piccolo e insignificante. Testimonia invece che Santa Maria e la parentela di Gesù hanno compreso prima di tutti che il Vangelo è una pazzia. Ed è vero, è proprio così. Fino a quando pensiamo secondo gli uomini, il Vangelo è una pazzia. Solo con il dono dello Spirito Santo e attraverso la sapienza della croce possiamo comprendere che il Vangelo non è pazzia, ma è l'unica parola che può salvarci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie per aver condiviso il tuo tempo e la preghiera con me. Ti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana di pace e di serenità. Ciao ciao e abbi cura di te.